Ma alla fine il risultato è giusto, secondo me, è un risultato equo. È normale che Pescara avesse cercato di fare qualcosa in più, giocava in casa, però veniva da due vittorie consecutive e sta uscendo anche se da una brutta classifica, come stiamo facendo noi. Quindi, quando ormai mancano poche partite alla fine, secondo me il risultato positivo, anche il pareggio, aiuta, perché se si perde poi si rischia di vanificare tutto quel buono che si è fatto, che si è costruito, quindi anche i piccoli passi aiutano a centrare l'obiettivo salvezza. La partita secondo me non è giusto, il risultato c'è poco da recriminare sia da una parte che dall'altra, è stata una partita combattuta, tirata, ma le due squadre non volevano perdere e poi si è giocato 2 giorni fa, noi abbiamo giocato contro Frosinone, siamo andati a 200 all'ora per vincere con Frosinone, oggi non avevamo la stessa gamba per poter fare una gran partita, quindi abbiamo cercato di gestire la partita e portare via il risultato. Poi ci prepareremo bene, adesso abbiamo 5 giorni perché domenica affrontiamo il Parma in casa. Per noi giocare a ritmo alto è una prerogativa importante, quindi abbiamo qualche giorno in più per rifiatare e prepararci bene a quella che è una partita anch'essa molto importante che vogliamo assolutamente centrare. Castori, i 4 punti conquistati però nelle ultime 2 gare con Frosinone e Pescara vi hanno permesso di migliorare comunque la classifica, anche perché ora diceva c'è un calendario non facile, il Parma e poi credo anche il Palermo. Sì, però io non guardo molto gli avversari, guardo a noi perché abbiamo, secondo me, giocato la migliore partita dell'anno contro l'Empoli, non si meritava di perdere, abbiamo perso 3-2, vero che poi magari perdi, che loro sono bravi, hanno quella qualità che ti fanno una giocata, i giocatori forti ti fanno una giocata e ti, come posso dire, ti scippano la partita, però abbiamo fatto una grande gara a testimonianza del buon momento di forma, oggi è la terza partita, non prendiamo gol, cosa che non era mai successa. Poi abbiamo vinto con l'Entella, abbiamo pareggiato a Salerno, abbiamo pareggiato a Brescia, oggi pareggiamo a Pescara, insomma ci troviamo contenti, speriamo di finire così. I pericoli più importanti che ha subito il Cesena, entrambi da calcio d'angolo, nel primo tempo per rotta di testa, nel secondo Valsenia si è inserito e la palla ha sfiorato il palo. È un po' arrabbiato o sono azioni casuali? No, ascolta, qualcosa in una partita si concede sempre, Però però dicevo sempre sul calcio d'angolo. esatto, vuol dire che la parte tattica è stata gestita bene, poi il calcio d'angolo è anche un'azione a volte individuale di un giocatore che supera l'altro sulla marcatura o sullo smarcamento, no? Quindi ci può stare anche quello, non deve succedere, però è più complicato se magari metti l'avversario davanti al portiere perché fai degli errori tattici, questi non si sono verificati, quindi niente, sono contento così. C'è stata qualche recriminazione sia da parte vostra che del Pescara per qualche episodio dubbio in area di rigore? Uno? Sì, ma dai, però non voglio parlare perché si fa la polemica. Sul Lei si riferisce dai, la mano all'azione che ha di fatto la Gravion. esatto, lui è andato in scivolata, ha alzato il braccio, quindi quando la superficie del corpo aumenta è calcio di rigore, quindi lo dicono loro, non è che lo dico io, sta scritto sul regolamento, però non ne voglio parlare, non voglio recriminare perché poi uno si crea quelle situazioni in cui si rischia di scivolare un po' nell'antipatia, no? È stata una partita, secondo me, sul dato giusto, ci accontentiamo, è inutile stare a recriminare su un episodio o su un altro che alla fine il risultato è quello che le due squadre si sono meritate in campo. L'ultima da parte mia sulla quota salvezza, perché io ascoltavo la sua conferenza stampa, si parlava di quota 47. Io non ho fatto nuove cifre, lo No, no, dicevano i l'ha fatto un tuoi colleghi. collega, però lei Esatto, ha detto di sì, no, vogliamo no, io non ho capire. detto sì, io ho detto basta, ne mettiamo 5 di euro, poi Ah, ok. E qual è la quota salvezza? non lo dico, non lo so perché non mi piace. Allora, bisognerebbe conoscere il calendario, prenderci sui risultati che se uno ci indovina già ha altre virtù, no? Non se riesce a sarà la Allora capacità. le giro la domanda, Castori. Oggi Sì. firmerebbe per chiudere a quota 47? Assolutamente sì. Allora quella è la quota salvezza. Grazie per Grazie, l'assicurazione. grazie. Sì, per salutare tutti gli amici di Lanciano. Ma come no? I miei amici, io ho tanti amici in Abruzzo, Lanciano che sta di Siaco, Pescara, anche Pescara, qualche amico. Dammi un'opportunità, visto che insomma, ecco, si è creato questo clima così, no? Un saluto speciale a tutti i tifosi e i cittadini di Lanciano. Grazie. Prego. Grazie Castori. Grazie.